Si è svolto ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo sulla vertenza della Merck, una multinazionale statunitense presente a Pavia che ha intenzione di delocalizzare. Su questo tema noi abbiamo intervistato l'assessore lombardo alle attività produttive Mario Melazzini. Lei va a Roma per una vertenza che riguarda la Merck. Perché questa vertenza ha carattere nazionale, ha detto? Perché la Merck prima di tutto è una multinazionale che ha investito moltissimo sul nostro territorio, ha un'azienda a Pavia, nel territorio pavese, che ha una produttività incredibile, i bilanci sono in attivo, non vedo perché debbano delocalizzare questa produzione, indipendentemente dalle strategie. Regione Lombardia e l'Italia ha dato tantissimo alla Merck, come a tante altre multinazionali, non possono pretendere di fare il bello e il cattivo tempo, ma soprattutto le persone non devono essere penalizzate. Quindi io ho già contestato nel metodo e nel modo con cui è stata fatta questa scelta strategica e Regione Lombardia farà di tutto per evitare che Merck possa lasciare a piedi 270 lavoratori. Occasione per disincentivare la delocalizzazione. Nel piano di sviluppo regionale c'è qualche misura che va in questa direzione? Ma nello sviluppo economico proprio io sono molto contento perché abbiamo col Presidente Maroni fatto un'ottima strategia mettendo a disposizione per le aziende tutti quegli strumenti e sono parecchi, ve li posso garantire che in 5 anni li metterò per favorire l'internazionalizzazione ma soprattutto l'attrattività e mettere le nostre aziende nelle condizioni di poter lavorare, ma non solo, di poter attrarre anche dall'estero aziende che possono venire a investire sul nostro territorio.